Buonasera. Buonasera a tutti. Presidente, buonasera. Come andiamo? Speriamo meglio. Come è stato? Non c'è male, grazie. Buonasera ragazzi. Andiamo. Ciao, che dobbiamo buonasera. Buonasera. Non mollate. Buonasera. Sono vecchio di cosa. Buonasera. State tranquilli, non ci sconvolge nessuno. Vi prego di non farmi domande su altre cose perché sono inqualificabili, per cui non meritano commento da parte mia, perché passare da essere un orgoglio avellinese a diventare uno che vuole approfittare dei tifosi avellinesi per fare una cosa di soldi sul calcio, credo che sia veramente una cosa che non è degna di essere commentata, francamente. E dopo insomma, gli eventi convulsi della giornata di ieri si è registrato tantissima solidarietà rispetto alla famiglia Taccone, rispetto alla figura del direttore generale Massimiliano. Cosa ne pensi insomma, di tutta questa vicinanza? Questa situazione ovviamente non può far altro che farci piacere. Abbiamo ricevuto manifestazioni di affetto da tutta Italia. Addirittura ci sono dei tifosi che hanno chiamato degli amici miei di Avellino, da Milano, da Torino, che hanno fatto gli abbonamenti da Milano e da Torino. Cioè, una cosa veramente sconcertante. Quindi sono felice di questo affetto e spero di contraccambiare con altrettanto affetto sia i tifosi sia ovviamente la città di Avellino. Sono nati tantissimi gruppi sui social network, su Facebook, sugli altri. Sì, me l'hanno detto, io non sono avvezzo a frequentare Facebook e altre cose, però mi hanno raccontato che abbiamo avuto veramente grande manifestazione di affetto. Sono contento di questo perché la gente sa bene che quello che noi facciamo l'abbiamo fatto solo per passione e solo per portare avanti la squadra dell'Avellino, la città, il nome dell'Avellino. Quindi questo non cambia nulla, insomma, non ce l'abbiamo con nessuno, non c'è nessun problema, insomma, assolutamente, quindi siamo assolutamente sereni e tranquilli. Un'ultimissima cosa, la nota della società ieri parlava di un'uscita di scena probabile della famiglia Taccone, intenzionata a lasciare la società. Ma veramente non è una mia dichiarazione, è una dichiarazione di mio figlio e quindi io rispetto naturalmente le volontà di mio figlio perché non essendo più un bambino di 10 anni non ho la possibilità di tenerlo al guinzaglio. È una sua dichiarazione che io rispetto, poi quando tornerà dal viaggio di nozze ci siederemo intorno a un tavolo e faremo le nostre valutazioni. Grazie.